In questo tutorial vedremo come dockerizzare un applicativo PHP usando appunto Docker Compose. Quindi prenderemo un semplice applicativo PHP e lo porteremo dentro un container Docker. Teoricamente questo metodo dovrebbe funzionare più o meno per tutti gli applicativi PHP, anche se va detto che per applicativi come Laravel e altri framework ci sono altri modi per farlo, quindi in questo tutorial starei su applicativi PHP piuttosto semplici. Io sono andato su questo sito e ho scaricato ad esempio PHP Server Monitor, però come detto potete scegliere un qualsiasi applicativo PHP o anche un semplice index.php scritto da voi, insomma. E quindi la prima cosa da fare appunto è entrare nella cartella dell'applicativo e creare due file il primo file lo chiameremo Docker file e il secondo file lo chiameremo docker-compose.yelmo.yml. Ok, quindi abbiamo i nostri due file vuoti e ora andiamo a inserire i dati nel primo file, ovvero nel Docker file, dove richiameremo una semplice immagine di Apache. Allora, gironzolando sul Docker Hub ho trovato questa versione, che è appunto Mimis Apache PHP 5. Questo appunto è il nome dello sviluppatore che ha creato questa immagine, come vedete è un'immagine molto semplice, che espone l'applicativo sulle porte 80 e 443, e qui c'è appunto un CMD, un comando che appunto fa avviare in foreground Apache 2. Una volta appunto che abbiamo inserito questo codice, lo salviamo e andiamo ad abilitare a scrivere nel nostro file Docker Compose, dove andremo a definire appunto i container che ci servono, quindi un container per la nostra app e nel caso la nostra app abbia bisogno di un MySQL, un container che generi appunto anche un MySQL collegato alla nostra app. Quindi vim docker-compose.yelmo e andiamo a scrivere appunto la versione del nostro Docker Compose version 2.2. In realtà si potrebbe usare anche la 3, ma io questo l'avevo testato con la 2, quindi per ora rimaniamo sulla 2. Poi andiamo a definire appunto i nostri servizi services 2 punti a capo. Andiamo a definire il primo servizio che si chiamerà app. Ora bisogna stare un po' attenti all'indentazione, che solitamente dovrebbe essere di 2, quindi sotto app andiamo appunto a mettere il comando build 2 punti punto, che significa che build 2 punti spazio punto, che significa che il nostro applicativo dovrà andare a prendere come immagine quella scritta nel nostro file Docker file che abbiamo scritto prima. Poi andiamo a definire le porte, ports, poi andiamo a capo 1, 2, meno.
possiamo esporre la porta 8080 che dovrà puntare alla porta 80 della nostra Docker image. Poi andiamo a definire un volumes 2 Dobbiamo dirgli che deve prendere tutti i file presenti in questa cartella. Deve prendere tutti i file presenti in questa cartella e condividerli con il percorso interno al Docker, quindi con il punto, diciamo, tutti i file nella nostra cartella, e con i due punti andiamo a separare appunto i percorsi, e qua andiamo a definire il percorso interno al Docker, che sarà var, non bar, ma var. Var www.slash html. Ok, poi dobbiamo dirgli che il nostro applicativo, o meglio, questo dobbiamo dirglielo solo nel caso necessitiamo di un database, però questo applicativo ha bisogno di un database, quindi gli mettiamo un depends on, quindi il nostro applicativo dipende da dal DB, che DB che andremo a definire ora, quindi in linea con app andiamo a definire il nostro secondo container, quindi DB che si chiamerà appunto DB, due punti, DB image, quindi qui al posto del build due punti punto andiamo a prendere un image già presente sul Docker Hub, che sarà appunto l'image MySQL 2 punti versione 5.7. Poi andiamo appunto a definire le variabili d'ambiente, environment 2 punti 2. Le variabili d'ambiente, che una sarà appunto MySQL root password due punti, possiamo mettere password 123, poi il nome del database, quindi MySQL meno data base due punti, possiamo chiamarlo demo. Poi un MySQL user non root, quindi possiamo chiamarlo root per comodità, e poi una password per l'utente root, quindi MySQL underscore password due punti, anche qua possiamo tenere la password 123 essendo solo una demo. E con questo dovremmo avere tutto, non ci resta che salvare, e se l'indentazione è corretta dovrebbe andare a creare la nostra image. Ci basta scrivere docker compose build per costruire l'immagine, per costruire ok. L'immagine è stata creata, quindi una volta creata non ci basta che fare docker compose app-d. Come vedete ha creato appunto un container db e un container app. Possiamo vederli con docker ps. Allora, il container app sta girando, mentre il container MySQL, il container del database sembra di no. Abbiamo rilanciato il Docker Compose, ma sembra non funzionare ancora il Docker Compose DB. Allora, per vedere dov'è il problema ci basta lanciare docker compose app senza il meno d, e
in modo che ci stampi tutte le procedure. Qui ci dice database is initialized and password option is not specified. Quindi torniamo nel nostro torniamo ad editare il nostro file Docker Compose. Andiamo a vedere cosa abbiamo sbagliato. Allora, MySQL root underscore password. Io avevo messo i due punti, quindi svelato l'arcano. Ora riproviamo a rilanciarlo. Docker compose app-d e guardiamo se va. Docker ps. Ok, come vedete adesso sono tutti e due attivi, quindi non ci resta che connetterci alla porta all'indirizzo 0.0.0.0.2.80 o 2.8080 e dovremmo vedere il nostro applicativo funzionante. Quindi ci colleghiamo all'indirizzo 0.0.0.80 e abbiamo il nostro applicativo funzionante. Poi ovviamente cliccando qua ci basta inserire appunto i nostri dati e configurare appunto il nostro database. E niente, questo è tutto. Questo ovviamente è un metodo valido per semplici applicazioni PHP. In futuro invece vedremo magari con applicazioni basate su framework come Laravel, CakePHP eccetera. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e seguite il canale se ne avete voglia e ci vediamo al prossimo tutorial.